Nella parola che ascoltiamo oggi, se la leggiamo senza soffermarci troppo, può essere un'eccezione negativa, vedendo Gesù che appare come un'autorità e a cui tutti poi obbediscono. In realtà Gesù non vuole mostrare il suo potere o dimostrare magari qualcosa di grande tanto da spaventare tutti i suoi uditori, ma vuole far emergere la potenza del bene, spesso mite e silenzioso, su quella del male ovviamente. Quando Gesù parla lo fa con l'autorità di chi vuole fare del bene e non di chi vuole esercitare un comando. L'insegnamento che Dio ci vuole dare è questo: guardare al prossimo con uno sguardo di bene, lo stesso che ha avuto e continua ad avere Lui per tutti noi. Molte volte non abbiamo il desiderio di accettare questo e pensiamo di poter risolvere tutto da soli. Quante volte ripetiamo dentro di noi: sei venuto a rovinarci? L'uomo posseduto dallo spirito impuro sapeva chi era Gesù. Infatti lo riconosce come il Santo di Dio, ma non vuole ascoltarlo. Mentre Gesù insegna, tutti lo ascoltano, come dice il testo, erano stupiti, ma qualcuno rompe il silenzio. È questo quel grido che non vuole ascoltarlo. Da questo passo del Vangelo possiamo capire che nella lotta contro il male non esistono compromessi o situazioni di comodo, ma bisogna agire con fermezza e ripetere anche noi, come ha fatto Gesù: taci. Quel taci al male che viene tutti i giorni per rovinare il nostro rapporto con Dio. Buona e santa giornata a tutti.